soprattutto perché quando si parla di una biblioteca così importante, anche l'uso delle parole è importante. Una commissione consigliare municipale annuncia che il Porto Antico si vuole riprendere il quarto modulo della Biblioteca Internazionale dei Ragazzi di Amicis. Nel quarto modulo, uno spazio di 900 metri, si trova la Sala Luzzati che ospita il fondo di psicopedagogia con circa 6.000 volumi e nel quale si tengono molte attività con scuole e associazioni. Uno spazio aperto, bello, solare, accogliente e solidale, dove si incontrano culture e umanità, dove si incontra Genova, assessore, uno dei pochi spazi rimasti partecipanti, altamente frequentati da persone di ogni età. La pagina Facebook della biblioteca è seguita da quasi 8.500 persone. Sono certa che comprenderà che nelle scelte politiche non sempre sostituire ciò che ha una storia radicata e profonda con qualcosa di nuovo è una buona scelta. Dalle quasi 8.000 firme raccolte in pochi giorni, dalle mail mandate all'amministrazione, dalla mobilitazione cittadina, è evidente che la città vuole che la biblioteca viva e anche ad esse rimanga appunto destinati spazi fondamentali. È intervenuta subito l'Associazione Nazionale Biblioteche perché questa è una questione nazionale. Gli spazi, i luoghi sono simboli e non si possono liquidare con parole come niente andrà perduto. Quello spazio, se tolto, sarà perso. E non vogliamo che avvenga questo, non vogliamo nemmeno che vengano stipati i volumi, stipata la gente, stipate le idee. E i suppellettili per i laboratori, comperati con i soldi pubblici, dove pensate di metterli? Quindi le chiedo cosa intende fare con l'assessore Bordilli, che ha la delega al Porto Antico, di uno spazio sempre, appunto, Porto Antico, uno spazio sempre peggio sfruttato e utilizzato, perché non venga levato questo spazio che è contiguo, è prezioso ed è unico. Una cosa che mi ha colpito è che lei ha dato degli stolti a tutti i genovesi e le spiego perché lei ha detto, come spesso accade quando si indica la luna, ci sono alcuni che si ostinano a guardare il dito, che si rifà a un proverbio zen, che in realtà dice, quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito. Assessore, i genovesi non sono stolti, ma certo ostinati e non si fermeranno, ne sono certa, se non cambierete intenzione. Forse, assessore, mi perdoni, la pratica zen andrebbe osservata da lei e dall'assessore Bordilli per meditare su quanto sta accadendo e ascoltare più il cuore di questa città. Magari potreste trovare vera forza per fare qualcosa di diverso. Grazie Presidente. Sì, in linea anche con quanto espresso dalla collega, l'interrogazione verte proprio su una richiesta di chiarimenti che in maniera un po' ormai dico, usuale e non più anomala, ma usuale, anticipano risposte sui comunicati stampa anziché all'interno dell'Aula Rossa, per cui me ne dispiace anche, voglio dire, perché nel momento in cui si chiedono chiarimenti, mi diventa sempre complicato, voglio dire, poi replicare sui comunicati stampa, specialmente da parte dell'assessore, ma in maniera meno credibile dal sindaco stesso che nella giornata di ieri, quando parlava di Covid, si è anche diciamo, allargato parlando insomma, di quello che secondo lui sono illazioni della minoranza. Io credo che invece noi dobbiamo porre attenzione su quello che io credo che sia invece un'intenzione chiara e palese. Stamattina ci sarebbe stato anche un sopralluogo, poi rinviato, per cui diventa difficile comprendere se quello che è stato detto sia in conferenza stampa, sia col comunicato stampa, sia da parte del sindaco in conferenza stampa, sia in realtà una verità, cioè l'intenzione è vera e reale. Poi tutto il resto io aspetto risposta da parte dell'assessore. E non posso negare, voglio dire, il mio stupore che di fronte a una realtà come la De Amicis confondere, diciamo, l'attività culturale con quella invece di socializzazione, 700 metri quadrati tolti alla biblioteca, sono un'evidente mancanza di rispetto verso un'intenzione che è quella della socialità. E pertanto, a fronte di spazi enormi che ci sono in città per mettere a disposizione quegli spazi alle varie imprese che ci possono andare, che possono essere utilizzate, che possono essere, diciamo, come offerta o dati a quelli che pare essere scritti come intenzione da parte dell'amministrazione, io credo che, vuol dire, toccare degli spazi della Biblioteca Internazionale per Ragazzi sia pericoloso, ma pericoloso anche politicamente, si dà per cui e si chiede qua perlomeno un
cosa vuole fare l'amministrazione e poi magari replicherò dopo la risposta. Grazie. La ringrazio Presidente, saluto l'assessore che ci risponderà, spero in maniera positiva, ma noi come gruppo di Italia Viva abbiamo voluto presentare questa interrogazione proprio perché ci erano arrivate notizie preoccupanti circa il futuro di questa biblioteca. La Biblioteca De Amicis è una biblioteca che è un'eccellenza non solo genovese o ligure, ma un'eccellenza nazionale, a tal punto che l'Associazione Nazionale delle Biblioteche si è mossa e ha preso posizione. Un suo ridimensionamento sarebbe veramente un gran peccato, perché il Porto Antico è ormai consolidato, è diventato un polo di attrazione e sta diventando sempre di più un polo di carattere anche culturale. Penso oltre all'acquario, penso alla Città dei Bambini, penso al Museo della Cinematografia che proprio recentemente ha trovato posto in quei locali. Insomma, io credo che davvero noi abbiamo necessità, oggi più che mai, di sviluppare la cultura. In un momento come questo, che siamo usciti dal lockdown, che ci ha costretto ognuno di noi a rinchiuderci nelle nostre abitazioni, abbiamo necessità che i ragazzi, soprattutto i giovani, abbiano la possibilità di ritrovarsi in un luogo che è un laboratorio di cultura. Quindi tutto ciò che rappresenta la possibilità dello sviluppo della mente, di un libero pensiero, di una modalità come dire, di confronto con giovani della loro età, io credo che sia un elemento che può caratterizzare anche la nostra città come una città che guarda avanti, che guarda al futuro. Ho avuto il piacere di conoscere qualche tempo fa il direttore, che credo che da qualche mese sia andato in quiescenza, Francesco Langella, che è stato un ottimo direttore, è stato un animatore, un promotore, uno sviluppatore di quella biblioteca, e credo che chi l'ha succeduto sicuramente continuerà su questa falsa riga, e spero davvero che l'assessore oggi ci possa dare delle buone notizie, che ci sia stato un ripensamento e che la Biblioteca De Amicis possa continuare anche in futuro a svolgere il suo ruolo, che è un ruolo molto molto importante nell'ambito dei poli culturali della nostra città. Grazie. Grazie Presidente. Assessore, i miei colleghi che mi hanno preceduto hanno perfettamente esposto la situazione e la preoccupazione dei genovesi e direi anche non genovesi, visto che è un polo culturale formativo a livello nazionale, la Biblioteca De Amicis. Io le dico una frase che la buonanima di mia madre avrebbe sicuramente detto una volta letto dal giornale queste notizie, direi allarmante. Ridimensionare la De Amicis sarebbe un peccato. Gliela traduco, sarebbe un peccato. E quando gli antichi, i vecchi genovesi dicono Olimpico, vuol dire che veramente la cosa sta a cuore a tutti. Pensiamo a quanti studenti, famiglie, studenti stranieri hanno sempre usato fino al pre-Covid questa biblioteca, molti di essi usando anche utilizzando il wifi, perché è un servizio importante che ha sempre dato la biblioteca a tutti. Tra poco compirà 50 anni, sarebbe quasi un dispetto sottrarli dei metri. Ecco, io mi auguro che lei chiarisca in modo, direi, tranquillizzante, in modo che tutti noi, e soprattutto i genovesi, e ripeto, i non genovesi, possano continuare a guardare alla Biblioteca De Amicis come un veramente un polo attrattivo utile sia insegnanti che studenti. Grazie. Consigliera, a presentare la propria preoccupazione relativa alla notizia appunto di ridimensionare gli spazi della Biblioteca De Amicis e a partire dal gennaio 2021 per lasciare spazio ad una società del settore dello shipping. E quest'area che riguarda il quarto modulo dove si trova la sala Luzzati che ospita appunto il fondo di psicopedagogia con, come già ricordato, circa 6.000 volumi, presenta anche l'auditorium, l'area per i laboratori e le attività didattiche e l'area studio
di libero accesso, quindi aperta anche il sabato e la domenica, attività indirizzate ai bambini, ma anche alle famiglie e agli insegnanti. Quindi fondamentale. Si metterebbe a rischio quindi una delle strutture delle realtà bibliotecarie dedicate all'infanzia nella nostra città, ma tra le più prestigiose a livello nazionale e internazionale. Dove si ritiene innanzitutto possono essere disposti 6.000 volumi del fondo di psicopedagogia e tutto ciò che riguarda i laboratori senza andare a rendere più difficile la vivibilità degli altri spazi. Dove si pensa si potranno tenere le future conferenze. Ma soprattutto, secondo noi, come aspetto di maggiore rilevanza, vorremmo spiegazioni plausibili su come si possa pensare che l'apertura di altre attività culturali, come musei di vario tipo, come ha sostenuto l'assessore Grosso, quasi a giustificare la chiusura e il ridimensionamento di questa struttura, possa essere paragonata all'attività svolta da una biblioteca e dell'importanza della De Amicis. Una cosa sono le funzioni di stimolo culturale che agiscono sull'aspetto uditivo e visivo delle attività mentali e delle capacità intellettive, soprattutto dei bambini e dei ragazzi, che sono continuamente sollecitati, per non dire bombardati in questo senso, da video, film, immagini di ogni genere, attraverso mezzi di ogni tipo, musica di ogni tipo e genere diffusa dovunque. E una cosa è lo sviluppo della capacità di concentrazione e di elaborazione su un testo scritto, esercizi che servono ai bambini, ai giovani, ma in realtà a chiunque. E riteniamo che una civica amministrazione dovrebbe tenere conto delle necessità primarie dei giovani, di quelle attitudini che vanno sollecitate e promosse fin dall'infanzia. Anche perché sappiamo tutti quanto la promozione della lettura sia di fondamentale importanza in un paese che vede come un fenomeno estremamente diffuso l'analfabetismo funzionale o illetteralismo, che indica l'incapacità di usare in modo efficace le abilità di lettura, che si traduce nell'incapacità di comprendere, valutare e usare le informazioni che si incontrano nell'attuale società. E poi chiediamo su quali valutazioni si sia basata la scelta di ridimensionare questi spazi e proprio questi. Perché farlo nella città più anziana d'Italia, invece di offrire risorse ai cittadini più piccoli e più giovani, quando sappiamo benissimo che... Le chiedo scusa, la invito a concludere, non le voglio togliere la parola, la invito semplicemente a concludere. Per ridare slancio a questa regione, l'unico modo è investire sui più giovani a partire dai bambini, sulle loro capacità, i progetti e i sogni.